New World uscirà alla fine di agosto e Amazon Game Studio conta sull'MMO per compensare la cancellazione del suo sparatutto multiplayer. Se qualcuno se lo ricorda, Crucible, io ci ho giocato per tipo, boh, 2 ore, mi ha talmente fatto vomitare che l'ho cancellato istantaneamente. Tuttavia, alcuni giocatori non sono contenti della recente aggiunta di un negozio sull'alfa del gioco. Bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate la campanellina, cliccate sulla fottuta campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei video che usciranno. E niente, ricordatevi di iscrivervi perché per voi è gratuito, ma per me è un incentivo nel migliorarmi come al solito. Il direttore dello studio, Lawrence, ha tentato di affrontare le preoccupazioni di questa nuova implementazione del negozio sull'alfa, che assicurando ai giocatori che gli oggetti a pagamento non saranno necessari per divertirsi giocando a New World. Sfortunatamente, ovviamente, non tutti hanno trovato soddisfacente la sua spiegazione e anche io un pochino di dubbi li ho. In una dichiarazione condivisa su Twitter, Lawrence ha sottolineato che l'obiettivo di Amazon è creare un negozio con cui i giocatori vogliano interagire e non debbano interagire, quindi essere costretti. Lawrence afferma che il loro piano non è e non sarà mai la creazione di articoli nel negozio che siano necessari per godersi il gioco. Pertanto, e qua Lawrence ha sottolineato questa cosa, attualmente gli articoli saranno solo ed esclusivamente cosmetici. Quindi, per il momento, il negozio è in fase di test, i prezzi non sono definitivi e attualmente ci sono solo cosmetici al suo interno. Tuttavia, e qua diventa un pochino più complicata la cosa, ciò non significa che non ci sarà mai un negozio che influirà realmente sul gioco e che in teoria, in una seconda dichiarazione di Lawrence, lo studio inizierà a rendere disponibili per l'acquisto articoli per la quality of life del gioco. Quindi questi includerebbero elementi per garantire aumenti di XP o abilitare per esempio i viaggi veloci. Tuttavia, Lawrence assicura che ai giocatori potranno e sarà disponibile trovare gli stessi identici oggetti all'interno del gioco attraverso il gioco, quindi giocando semplicemente. Questa modalità in realtà di negozio esiste già in un altro titolo che è Warframe, per cui sia pagando che giocando si possono ottenere le stesse identiche cose. Bisogna capire se New World e Amazon riescano a fare la stessa identica cosa. E su questo io punterei un bellissimo punto di domanda e ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Comunque, continuando, Lawrence dice che la disponibilità di questi quality of life all'interno del negozio dipenderà da come progrediranno i giocatori nei mesi successivi al lancio di New World. Tuttavia, lui stesso ha ripetuto e sottolineato che lo studio non rilascerà elementi che sbilancino il gioco. Invece, sperano di implementare un sistema che incoraggi i giocatori a sperimentare il più possibile l'interezza del titolo. Lawrence riconosce che l'equilibrio e la correttezza sono principalmente una questione di interpretazione del giocatore. Pertanto chiede ai giocatori stessi di essere pazienti mentre Amazon testa e sistema, considerando ovviamente tutti i nostri feedback. Lawrence inoltre ha concluso discutendo i piani provvisori di Amazon per un pass di battaglia e per le espansioni a pagamento. Ovviamente è ancora troppo presto per vedere nel dettaglio questi due elementi, ma ha affermato che gli sviluppatori testeranno queste cose appena il titolo sarà ovviamente rilasciato. Gli utenti Twitter hanno avuto reazioni chiaramente contrastanti, perché come si sa, dare in pasto una roba del genere a internet è come spararsi in un coglione. Comunque hanno avuto reazioni contrastanti alle dichiarazioni di Lawrence, mentre alcuni sembrano soddisfatti delle sue dichiarazioni. Io sono al 80% soddisfatto da quello che ha detto. Gli altri hanno espresso ovviamente preoccupazioni per gli elementi, soprattutto della quality of life, quindi per esempio l'incremento di XP o il teletrasporto veloce. Alcuni temevano che l'inclusione di tale articolo nel negozio ha,
e avrebbe inevitabilmente portato New World a diventare un pay to win. E io spero che questa cosa non accada. Nello specifico temono che le versioni gratuite degli oggetti siano inferiori o incredibilmente rare. Come hanno sottolineato diversi utenti di Twitter, anche una spinta apparentemente minore potrebbe cambiare il gioco, soprattutto nelle battaglie PvP, che come sappiamo sono quelle che spostano realmente tutto quello che è l'influenza delle varie, dei vari settori nel gioco stesso. Quindi quello bisognerà vedere, sperando che non accada. In definitiva, molto dipenderà come Amazon Game Studio implementerà il negozio e altri sistemi. È certamente possibile che New World offrirà un'esperienza di gioco del tutto equa ed equilibrata, tuttavia, date le tendenze molto recenti, bisogna prendere tutto questo con le pinze e vedere l'uscita del gioco. Quindi, come detto in precedenza, lasciatemi i vostri commenti qua sotto su quello che pensate che potrebbe accadere a New World. Nel frattempo noi aspettiamo, come al solito, la beta e ci rivediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti!